Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei provare a registrare un episodio di questo gioco, June's Journey, che dovrebbe assomigliare a Criminal Case per molti aspetti, per altri versi invece temo sia leggermente differente. Consentire le notifiche va bene, lo faccio perché devo capire cosa fare con Criminal Case, se ricominciare da capo facendomi un nuovo profilo, oppure aspettare ancora che Facebook sistemi i problemi che abbia, o comunque lo sviluppatore. Allora, connettiti, non lo so. Ah, ecco, a proposito, proviamo a collegarci con Facebook. Vediamo se funziona. Continua. Tra l'altro, non so se io avevo già iniziato a giocare a questo gioco. A quanto pare sì, perché nel cloud, ultima partita, 6 luglio 2020. Cosa? 2020? Mazza, non mi ricordavo. Vorrei ricominciarlo da capo per i video su YouTube, ma dato che comunque è un passatempo, non ho intenzione di portare tutto questo gioco completo, direi che posso tranquillamente selezionare i miei vecchi dati di salvataggio. Sì, confermiamo. Purtroppo non mi ricordo nulla di questo gioco, della sua trama, della sua storia, però ce ne faremo una ragione, suppongo. Usa la lampadina per trovare gli oggetti difficili. Journey sta effettuando la connessione a internet. D'accordo. Termini e privacy. Aggiornamenti. Vabbè, accettiamo. Ottenere stelle può sbloccare nuove decorazioni. Guadagnare fiori. Puoi guadagnare fiori decorando l'isola. Per potenziare edifici servono materiali. D'accordo. Comunque questi giochi di tipologia investigativa. Trova gli oggetti nascosti, mancanti, le differenze, i puzzle, così mi piacciono molto, fanno molta illusione. Ma quella è una nuova icona, fai clic sull'icona per vedere cosa fa. Ma non c'è il suono in questo gioco? Ah, sì. Ok. Puoi trovare tutte le tue funzioni preferite in questo pratico zaino, molto comodo. Tutte le tue scatole stella sono riposte qui al sicuro. Toccale o tocca l'isola per chiudere questa finestra. Che significa? Cos'è? Ottieni. Non mi dire che devo vedere un video o peggio ancora devo pagare. Mai. Pagherò mai qui. C'è questo diario che probabilmente è come quello delle figurine per Criminal Case. Devo collezionare delle cards o qualcosa del genere. Qui c'è il negozio. Arco con colonne, bungavillea, ponticello di legno, bunga in villea, ok, vaso d'esterno, quercia, vabbè, queste decorazioni, la mia isola sarà altamente spartana, quindi priva di decorazioni affascinante. Raccogliamo questi denari, ne mancano 7 di fiori, non mi ricordo nulla onestamente, ma proprio niente, comunque vorrei giocare appena riesco a capire come. Ottieni. Grazie per l'energia, ma si somma a quella extra. Ok, mi stavo spaventando, temevo che andasse persa, ma si è accumulata. Torno domani per ottenere la prossima consegna. Qui invece sono in vendita decorazioni esclusive. 2 agosto 2023, Uga, Berlino, Germania. Ma quante lettere ho? Ciao detetti, è appena arrivato un nuovo gruppo di decorazioni, perché non ho... Ok, vabbè, non mi interessa. Questa? Nuova pianta disponibile, che bella! Nuova pianta disponibile, molto bella. Basta selezionare... Vabbè, non voglio. Siamo felici che tu sia qui. Ciao detetti, che bello rivederti, preparati a scoprire i misteri e espandere la tua isola e a trovare moltissimi oggetti nascosti. Divertiti e buon viaggio, Uga. Ottieni 250 di energia, wow! Come regalo di ben ritorno è molto gradito. Nessun nuovo messaggio, chiudi. Allora, adesso albero secco. Vabbè, niente. Qua che c'è?
Set, la città galleggiante, Gran Premio, mostra, mostra, vabbè. Io direi di iniziare a giocare. Ciao Jun, vuoi guardare un video pubblicitario e usare meno energia? No. Dai, perché ci devo provare per forza? Non ho capito. Come si faceva qui? Vabbè, proviamo. Ma no, no, rifiuta, rifiuta. Perché? Locale clandestino, capitolo 2. E il capitolo 1? Abbiamo un attimo questo capitolo. Che cosa c'è? Ah, qui c'è anche il capitolo 1. Arrivo a New York. Poi il capitolo 2, ma l'ho più finito? Non mi sembra. Temo di dover trovare altre cose qui. E c'è altra roba bloccata. No? Ho toccato quella scacchiera, è successo qualcosa. Virginia, stai bene? Sto bene, ma credo che dovresti venire a dare uno sguardo qui sotto. Che posto è questo, santo cielo? Devono esserci centinaia di barili qui. Cassa di whisky. Ah, non era una scacchiera. Liberty Whisky. Che ci faceva Harry con tutto questo whisky? Ne sapevi niente, Virginia? No, assolutamente. Sapevo solo che a me piaceva bere un goccio di tanto in tanto. A chi non piace? Ma qui non si tratta di un drink occasionale. Ah, ma credo che questo lo avessi già letto in passato, in qualche modo. Comunque, non dobbiamo fare questo. Questo che cos'è questo? Fa parte del capitolo 2 questo? Boh, poi la storia, non sappiamo più niente, ma noi continuiamo così imperterriti. Tocca le nuvole dell'isola per esplorare nuove regioni. Tocca ovunque per iniziare, ed ecco qui che si palesa la similitudine principale con Criminal Case. Non so quale dei due sia uscito prima, onestamente, non vorrei fare supposizioni errate, però credo Criminal Case. Comunque, dobbiamo trovare gli oggetti che vengono segnalati in basso, quindi una coccinella. E ovviamente non è facile perché ci sono tantissimi oggetti in questa immagine. Una penna. Poi bisogna anche considerare che è ambientato in un'epoca diversa da quella del presente, quindi ci sono oggetti che magari neanche conosco il nome. Vabbè, il gatto sì, esistevano già all'epoca. Pannocchia borraccia, non è quella. Questa è una borraccia. Decantatore, per esempio. Cosa serve per decantare qualcosa? Tipo gli alcolici? Non saprei, però come è fatto? Boh, non lo scopriremo. Pannocchia, candela e il decantatore. Ah, era quello lì. Quindi la bottiglia di rum, whisky, boh, clessidra. L'avevo vista da qualche parte. Ovviamente devo sviluppare il mio istinto. Devo riprendere la mano. Cavallappi. Come si legge? Banjo? Banjo? Cos'è, una chitarretta? Mamma mia, aiuto, non riesco a trovare niente. Il fiocco, questo. Cavatappi, come è fatto un cavatappi qua? Lì ci sono delle forbici. Voi probabilmente lo avrete già trovato, ma io non riesco a visualizzarlo. Dov'è il cavatappi? Boh, utilizziamo cappello. No, il cappello lo posso trovare facilmente, penso. Su Criminal Case comunque ti dava anche un indizio, cioè gli oggetti oscillavano, vibravano se non li trovi per tanto tempo. Qui proprio zero aiuti. Però vabbè, come prima partita ci può stare. Devo allenare i riflessi. Qua c'è il cappello. Cavatappi, come è fatto? Sta. Boh, aiuto. Ah, quello. Banjo. Eh sì, era la chitarretta. E il cavatappi qua sul tavolo? No. Questo? Quello è un cavatappi, ma dai. Scena completata. Ovviamente ho fatto pietà. Non ho amici qui. Perché mi chiamo Amo le Mele? In che senso mi chiamo Amo le Mele? Vabbè, giochiamo ancora perché non sono contento. Vorrei fare una figura più decente. Coltello, penna, poster, pane. Il pane, bu. Rubinetto, l'avevo visto, rubinetto. Sei romano? No, sono aprigliano. Pane.
eccolo, rubinetto. In che senso rubinetto? Macina caffè. Banjo. Portafoglio, straccio per pavimenti. Amici miei. Rubinetto, termometro. Succhiamo che sarà un po' più facile trovare gli oggetti. Non so perché qui sto facendo fatica, oppure semplicemente non sono allenato. Straccio. Mamma mia, quello lì. Ma dai, calamaio. Ci dovrebbe essere l'inchiostro. Magari è questo. E rubinetto. Perché fatico così tanto a trovare un rubinetto? E un termometro. Vabbè, chiediamo un aiuto. Ah, ok, giustamente. E il termometro invece? Poi un termometro antico. Questo qua, al mercurio. Leggermente meglio di prima, 76%, 212.000. Vabbè, gioca. Tanto abbiamo molta energia. Allora, guanti, cavallo, campana, non l'ho proprio vista, boh, gatto, telefono, damigiana. Cos'è? No, non è quella botte, la damigiana. Dove sta? Questa qua. Ma dai, era nascostissima. Forbici. Mamma mia, ma sto avendo difficoltà solo io a trovare le cose. Borraccia, campana. Era facile la campana, effettivamente. Falena, fiocco, pergamena, cavatappi. E mancano solo le forbici che uso un aiuto. Ah, giusto. La cosa bella di questi giochi è che man mano che si ripetono le scene si imparano a memoria le posizioni dei diversi oggetti richiesti e arrivati dopo 5-6 partite li si sanno quasi tutti a memoria e si possono fare punteggi enormi. Quindi se io adesso dovessi rigiocare farei più bella figura. Sembra che Harry avesse un'attività secondaria. Tutto questo whisky, insomma, che vuoi dire? Il contrabbando di whisky è molto redditizio da quando è iniziato il proibizionismo. Pensi che mio padre facesse il contrabbandiere? Vediamo cos'altro troviamo. Forse noi, June, dobbiamo trovare il padre di Virginia. Non mi ricordo la storia. Coltello, poster, il diario, ok, decantatore, qua, carta da gioco, ma ci sono nuovi oggetti o mi sbaglio? Aiuto, banjo, carta da gioco, cavatappi, chiave, la catena, non lo so, termometro, imbuto, funghi, allora, funghi, la catena e manca solo l'imbuto, no, ho sbagliato a toccare. Eh sì, poi bisogna anche considerare questo fatto che con il proseguire delle stelle in una scena aumentano anche gli oggetti presenti e quindi la difficoltà. Bisogna memorizzare più oggetti. L'agenda di Harry. Aveva un appuntamento il giorno in cui è morto. Ah, è proprio morto, allora non dobbiamo cercare. Con un uomo di nome Eddie. Non ho letto, vabbè, scusate. No, ma mio padre è uscito in barca quel giorno. Ha detto che doveva incontrare un cliente. Ok, va bene, Virginia. Adesso devo chiederti di rimanere nella signora Talbot per un po'. E chiesta signora, sei stata già di grande aiuto, ma non posso rischiare che ti accada qualcosa. Ok. Va bene. Io direi torna all'isola. Noi possiamo fare sempre questa scena. Se no stiamo qua tutto il giorno. Anche se per me sarebbe più conveniente ripeterla. Sì, vabbè, 5 euro, ma chi è? No, no, magari dopo. Ti ringrazio per questa offerta. Qui abbiamo ottenuto una scatola stella, direi di aprirla e di scegliere. No, abbiamo 5 energia, una bussola e un martello. Va bene, grazie. Che dobbiamo fare qui? Abbiamo trovato l'agenda. Lo yacht di Harry. Lo yacht. Come si legge? Yacht? Sì, yacht di Harry. Che si scrive così se si legge yacht. Boh. Tutte le persone più ricche di New York avevano delle barche come questa. Tutte le comodità e il lusso con la libertà e la privacy delle acque internazionali. Mentre davo uno sguardo in giro al porto, ebbi la sensazione di non essere sola. Eh sì, per un detective penso che questa sia una delle sensazioni più frequenti di sempre. Allora, uomo.
trovato un uomo, un'amaca, qua, lente di ingrandimento, borsetta. Lampadario e cocktail di gamberi. Lampadario, borsetta, un altro cavatappi pure qui, questo è più facile. Manica a vento. È questa? E la borsetta? Vabbè, era piccolissima questa borsetta. Indizio trovato, uomo. Chi va là? Cosa ci fai qui? Agente Sam Watts, FBI, lei chi è? Quando è stato inventato l'FBI? Sono Jean Parker, Claire Van Buren era mia sorella. Cosa ci fa l'agente dell'FBI sulla barca di mio cognato? L'FBI sta portando avanti un'indagine separata sulla morte di Claire e Harry Van Buren. Pensiamo che abbia a che fare con gli affari illegali di Harry. Ok, spero che il volume non sia troppo alto. Nel dubbio lo abbasso un altro po'. Comunque, continuiamo a giocare. Allora, portafoglio qui, conchiglia. No, ho sbagliato, non era quella conchiglia. Borsetta, bandiere. E bandiere, boh. Pellicano. Amaca. Bandierine, non bandiere. Però è uguale. Non le trovo. Comunque, forse queste qua su. Barile. Barile dovrebbe essere facile da trovare. La manica a vento. Perfetto, scena completata, un'altra scatola trovata, ricompense, ci accontentiamo. Rigiochiamo la scena e sono aumentati gli oggetti. Allora, scafandro, pellicano, cavatappi, lente di ingrandimento, torre idrica, qua dietro addirittura, ananas, pianta in vaso, pergamena, boh, granchio. Perché più che altro dovevo analizzare un pochino meglio la scena all'inizio, sì, mi conviene farlo. Granchio e la pergamena, utilizziamola. Ah, l'ho vista. Ok. Infatti un consiglio che vi posso dare è quello di iniziare ad osservare la scena prima ancora di trovare il primo oggetto, perché così non parte il tempo e quindi si ha un leggero vantaggio. I primi tre oggetti si possono individuare facilmente in questo modo. Perché come dice un indizio devo arrivare a 4 stelle? Ok. Lampadario, ventaglio, lente di ingrandimento. Ah, ma qui poi non c'è il tempo. Su Criminal Case ti conteggiava anche il tempo che impiegavi. Vabbè. Lampadario, ventaglio. No, qui non c'è il bonus, però vabbè. Lente, anfora, scafandro, ananas, retino. Cos'è un'anfora? Qualcosa di marinaio legato al mondo di marinai. Retino. Binocolo. Facile. Stelle filanti. Eccole qua. Torta. E questa qua dietro. E l'anfora. Cos'era? Una coppa? Purtroppo certi oggetti, ammetto la mia ignoranza, non li conosco. Allora, borsetta, cocktail di gamberi e barile. Allora, sono aumentati un'altra volta gli oggetti. Boh, è la mia impressione. Qua è tutto pieno di roba, comunque. Barile, cocktail di gamberi, la borsetta, impronta di mano, binocolo, gelato, pianta in vaso, la bussola, la tazzina, non so dove cercarla qui, barchetta di carta, scarpe, frutta assortita. Mamma mia, siamo stati veloci qui. Perfetto, nessun indizio, bonus massimo, bel punteggio. Però dobbiamo ancora fare una partita. L'energia sembra essere infinita. Manica a vento, pellicano, asciugamano. L'asciugamano, quello è a destra, ok, presumo. Pellicano, anfora, pianta in vaso, collana di fiori, granchio. Carta da gioco, bussola, grammofono. È quello per sentire la musica? Però non riesco a vederlo. Ancora, mi chiede pure l'ancora. Là c'è la Statua della Libertà. Ancora, il legno, mongolfiera. Ma certi oggetti sono difficili perché sono pure lontani. Penso facciano parte dello sfondo, ma invece non è così. Puoi toccare qualsiasi cosa.
collana in fiori e il grammofono. Dove sta? Qua dietro. Onestamente, alcune cose sono molto difficili. Davvero tanto. Giochiamo manica a vento, pellicano ventaglio, vabbè, questo è facile. Torre idrica, stelle filanti, pianta in vaso, il coltello, questo, il fiocco, la bussola, un secchio, bagaglio, no, mannaggia, grammofono. Il secchio l'avevo visto, però adesso perché non riesco a trovarlo? Aiuto! No, non l'avevo visto, sono confuso. Allora, ci vuole tanto ad arrivare a quell'indizio, eh? Forse con quest'ultima partita ce la facciamo. Barile, portafogli, pellicano, ananas, torta, anfora, bussola, la pergamena, bagaglio, grammofono, carta da gioco, mongolfiera. Wow. Perfetto. Vediamo un po'. Ottenere la scatola e dovrei aver ottenuto l'indizio adesso. Non saprei. Ah, mi dà pure un po' di energia ogni volta. Trova il prossimo indizio. Ah, devo proprio giocare, ok. Se l'FBI sta indagando, perché la polizia non ne sa nulla? È il bureau a occuparsi del proibizionismo, signora. Quindi crede che Claire e Harry siano stati uccisi per le attività clandestine di Harry? Harry aveva dei soci molto pericolosi. Pericolosi? In che senso? Dia uno sguardo in giro e capirà da sola. Guardiamo in giro. Cosa c'è di nuovo? C'è una X sulla mappa, una cravatta, una catena, un faro, no, una fragola, troppe cose, il vino, un cappello, una teiera, un vaso, un cavallo degli scacchi, un proiettile, una canna da pesca, una stella marina. Mamma mia, quante cose. Pacchetto regalo. Dove sta? Ah, è questo qui. Collana di fiori, portafoglio, ananas, retino. La farfalla non l'ho vista. La bussola. Frutta assortita. Teiera. Dirigibile. Mamma mia, fantasia floreale. E che è? Cos'è sta fantasia floreale? Cosa intendi? Scusate. Cos'è? No. Questo qui? Sì, no, quella è una farfalla. Fragola. Vabbè, tu andai a vedere la tenda, no? Che bel regalo, un bel proiettile. Con un proiettile all'interno. C'è anche un bigliettino. È stato un piacere fare affari con lei, Eddie. Che vuol dire? È per ricordargli di non infrangere gli accordi presi, è così che fa affari la criminalità organizzata. Quindi Harry era in combutta con la criminalità organizzata. Cosa può dirmi di questo Eddie? Chi è Eddie? Andiamo a parlare altrove e le dirò di più. Stanno già andando via la voce. Continuiamo la nostra bellissima partita. Tocca comunque per iniziare. Manica a vento, portafoglio, torta, binocolo, fiocco. Con barchetta di carta. Statua della Libertà l'avevo vista prima per fortuna. Scarpe, lucertola. Il cappello da capitano. Dove lo cerco? Ah, era quello lì. Ok. Ma io devo continuare a giocare qui, non ho capito. Torna all'isola. Credo di no. Ho questo dubbio, come Ciccio Gamer. Ho un dubbio. Guarda cosa ho trovato mentre ripulivo la soffitta, una cassaforte. Ma che bello! Quando la cassaforte è attiva, otterrai ricompense dopo aver giocato alle scene di oggetti nascosti. Ogni volta che raggiungi un traguardo, una parte delle tue ricompense andrà nella tua cassaforte. Una volta che hai abbastanza risparmio, puoi aprire la cassaforte e raccogliere ricompense. Avrai a disposizione un periodo limitato per effettuare dei depositi. Più giochi in questo periodo, più risparmi. Puoi iniziare a risparmiare fin da subito, giocando alle scene di oggetti nascosti. Vabbè, ma, cioè, troppi soldi. Perché dovrei spendere tutti questi soldi? Si può giocare benissimo senza. Per ora, e spero anche in futuro, non ne ho bisogno.
Vorrei che mi dicesse tutto quello che sa, gente. Belle le animazioni che si muovono. L'FBI sta seguendo l'attività illegale di Harry da 6 mesi. Gli affari iniziano ad andare male e Harry stava avendo dei ripensamenti. Una notizia sul giornale ha attirato il mio interesse. Ok. Vabbè, ancora lui. Interessante. Ah, poi ci sono solo 3 oggetti da trovare, cioè. In basso vengono. Sono solo 3 oggetti rispetto ai soliti 4 o 5. Su Criminal Case no, non era così, non ce n'erano 3. E poi un'altra cosa che ho notato è che su Criminal Case, almeno i primi livelli che ho fatto, non ci sono mai persone vive mostrate in una scena. Questo è caruccio. Comunque. Dato che qui non c'è il tempo, quel consiglio che avevo dato di ispezionare attentamente la scena all'inizio non ha molto senso, perché a che serve? Magari per il bonus, però vabbè. Candeliere e boh. Caffè. Giornale. Candeliere. Non riesco a trovare niente, sono proprio disallenatissimo. È questo un candeliere? Lavagnetta, scatole, applique. Cos'è un applique? Cucchiaio, cartello stradale, scala. Cos'è un applique? Ah, è la lampada. Ok. New York. La città combatte la criminalità organizzata. Ho sentito storie sulla criminalità organizzata dall'altra parte dell'oceano, quindi in Europa. Ma finora pensavo fossero solo storie, appunto. Mentre ascoltavo Sam, ho compreso la gravità della situazione. Jack Hayes, Tele 5, vuoi giocare 23? Amo le mele. Ma quindi sono botto questi o sono altre persone vere? Non saprei. Tocca comunque iniziare allora. Ah, non c'è più il signore Sam. Teiera, è questa qui. Radio. Radio. E questa? Ma quello è un accendino, una batteria, cos'è? Lavagnetta. Scala. Cornetto. Questo non è un cornetto, è una torta. Ah, questo sull'insegna. Lì c'è pure il chicco di caffè. Cucchiaio. Applique. Candeliere. E la radio. Ah, questa qui. Ma pensa a te. Pensa a te. Quando l'avevo trovata. Ok, gioca ancora. 141 di energia rimanente. Cucchiaio, cartello stradale, teiera, cornetto, gancio. Quando lo trovo il gancio? È questo? Isacchi, barile, rivista. Sti sacchi, dove li trovo? Il conto, una valigia. Amico mio. Ma questa chitarra vale come valigia? Ovviamente no, questa no. Isacchi. Dove li trovo Isacchi? Aiuto. Ah, quelli sono sacchi, sembravano cartelloni. E poi infine devo trovare una valigia. Sta sulla macchina forse, sì. Grazie. Niente male. Hai trovato 10 oggetti. Cassaforte piena. E rimarrà così piena la cassaforte, perché non ho alcuna intenzione di utilizzare 3 euro per aprirla. Cartello stradale, teiera, candeliere, barile, cucchiaio, sacchi. La scopa non l'ho mai vista, il gancio sì, la griglia, la stella d'oro. Stella. Scopa e la griglia, questa. Sì, meno male, che fortuna. Mi sembra più difficile di Criminal Case perché per essere solo la seconda stellina ci sono tanti oggetti, le scene non sono così facili e inoltre il livello di difficoltà aumenta perché io non conosco gli oggetti di quest'epoca, cioè sono abbastanza estraniato. Vabbè, il cornetto sì, vabbè, la candela pure, però
Cartello stradale, gancio. Ma quante cose ci sono adesso in questa scena? Bandiera, il gatto. No, quella è l'impronta del gatto. Vuole che trovi proprio il micio. Il grammofono pure qui. E lo mettono ovunque il grammofono. Uci uva. Cos'è un uci uva? Lettera A. Orologio. La lettera A mi sembra un tantino difficoltoso. Onestamente, può essere ovunque. Ma cos'è l'uciuva? Questo? Ma che cos'è? Un frutto? La lettera A? Ma dai, la lettera A del caffè. Questa era pesante. Concedetemelo, questa era molto difficile. Hanno esagerato. Ci sta anche lì là. Parte del... Boh, vabbè. Cartello stradale, tazza, candeliere, gancio, la griglia, il conto, i sacchi, la veneziana è questa, il grammofono sta qui, il lampione, vallo a trovare, forse è questo, righello e pennellata. Pennellata è un righello. Ok, qua sotto sta il righello. E la pennellata era difficile da trovare. Vabbè, meglio che sia più difficile il gioco, così è più divertente. Radio, statuetta e cucchiaio. Che intende per statuetta? Ah, quella lì a sinistra. La radio era questa. Cucchiaio, barile, gancio, scopa, bandiera, pennellata, le ali. Il giglio e il gatto. Il giglio dove sta? Non l'ho mai visto qua. No. Ali, giglio, uciuva. Uciuva? Boh, tipo una specie di uva. Devo trovare il giglio e delle ali. E le ali stanno qui sulla macchina e il giglio stava ben nascosto qui in alto. Ricompense, va bene, grazie. Ho paura che sia troppo alto il volume, spero di no. Cucchiaio, cornetto, cartello stradale. Vabbè, queste sono cose primordiali che conosciamo bene. Il cornetto, cucchiaio. Allora, un consiglio utile è quello di non trovare tutti gli oggetti subito, ma di andare piano, perché così il bonus lo manteniamo, vedete? Ho tempo per cercare gli oggetti che non conosco in questo modo. Ali, quindi il mio consiglio è quello di cercare lentamente gli oggetti, così utilizziamo al meglio il bonus, perché comunque se andiamo troppo di fretta poi lo possiamo perdere, rischiamo di perderlo e quindi facciamo un punteggio inferiore. Comunque, vabbè, questi sono dettagli. Non è che dobbiamo adottare chissà quali strategie per poter vincere queste partite. Cornetto, cucchiaio, statuetta. La freccia sta lì da un sacco di tempo e la volevo toccare. Barile, righello, valigia, grammofono, lampione, ali, uciuva. Ok, vedete, dopo qualche partita ormai le ho imparate. Altra scatoletta magica, ricompense. E con la prossima partita dovremo poter trovare un indizio. Inoltre possiamo fare altre due partite oltre a questa. Grazie per la sua disponibilità, gente. Avete dei sospetti? Che ne è di quel Eddie? Mi spiace, signora, non posso divulgare informazioni sui sospetti. Spero che si fidi del fatto che le indagini sono in buone mani. Avevo già scoperto così tanto, dovevo dare solo uno sguardo al faldone di Sam prima che se ne andasse. Questa scena è zeppa di cose. Mi è spuntata altra roba, o mi sbaglio? Ma, mamma mia. Complimenti. Faldone. Scopa. Il contrabbasso. Ah, non è una chitarra. Il conto. Griglia, gatto, righello, scoiattolo. No. Quello no, potesse essere la pellaccia di uno scoiattolo, ma non è questo il caso. Eccolo qui, carino, è ancora vivo. La busta non è questo, questo no, vabbè, ci ho provato. Giglio,
Farfalla, carta da... Ci sono sempre le carte da gioco. La busta... Qua dietro, nascostissima. Faldone. Eddie Daggett, avevo già sentito questo nome. Era un sicario della criminalità organizzata, il principale sospetto in molti omicidi irrisolti. È lui l'uomo che ha ucciso mia sorella e suo marito? Chissà. C'era una seconda pista nel faldone di Sam. Il locale... Blind Tiger, un locale clandestino, la tigre ciecata, Blind Tiger, ok, così decisi di andarci di persona. No, non dovevo fare un'altra parte da qui, però va bene. Ci serviranno le stelline, presumo, più avanti, altrimenti non so che senso abbiano. Cornetto, barile, sacchi, valigia, uciuva, orologio. Le monete non le ho mai viste, carta da gioco. Cerchiamo ste monete, pennellata. No, ho toccato la ragnatela, vabbè. Bisogna anche avere precisione nel tocco. La tenda... amico mio, qua ci sono mille tende. No, in realtà ce n'è solo una, ma... Ma è difficilissima. E le monete pure. Ok. Torna all'isola. Che qui abbiamo finito. Lì sullo sfondo a sinistra nel quadro vedo Junsa e un'altra ragazza. Che sia Virginia. Non voglio queste monete. Che devo fare? Boh. No, la prossima volta faremo un mega chest opening più grande d'Italia. Che abbiamo sbloccato delle cose, però vabbè, insomma, è relativo. Che devo fare? Devo andare da un'altra parte? Raccogli 7 fiori. E come si raccolgono i fiori? Rimuovi questo, 75 monete. Ma questo non mi aiuta. Forse devo comprare le cose per ottenere. Eh sì, mi dà 80 fiori in più. Laghetto dei cigni ed è molto carino. Quindi ho capito che per continuare in questo gioco bisogna comprare per forza le decorazioni. No, 20 ore. Ma stiamo scherzando. Dai, che significa? Devo aspettare così tanto. Ma non ne avevo idea. Un po' di monete. Oggetti per chissà cosa poi potranno servire. Rame. Vabbè, io vorrei dei fiori. Apri. Grazie mille. Posso comprare qualcos'altro? Mannaggia, dovevo stare attento a leggere l'orario. Qualcosa che mi dia 7. Ma ci vogliono comunque 15 minuti per fare quelle cose. E poi costano tantissimo. 15 minuti potrei comprare due di questi. Due cespugli. Uno e due. 15 minuti non è moltissimo. Non è tantissimo, però io direi di... Ma sì, usiamo ste gemme. Che ci frega. Ok. Adesso sono arrivato a poter indagare su una nuova scena ed è quello che mi interessava. Vabbè, ho messo a fare quel laghetto dei cigni che mi darà 80 fiori. Presumo che per un bel po' di scene staremo a postissimi. Signora Parker, non mi meraviglia affatto trovarla qui. Ma è la zia di Spider-Man. Non sono mai stato molto bravo a farmi gli affari miei. Forse non mi sono spiegato bene. Lasci che siano i professionisti a occuparsi di questo caso. Sì, certo, come no. Andiamo a trovare questo Blind Tiger, va bene? Quell'agente è molto sospetto, però accade sempre che ci siano controversie tra polizia ed FBI. Allora, buco, bidone della spazzatura. Qui c'è un uomo che sta dormendo, apparentemente. Spero non sia morto. Insegna del locale. Il buco, dove vado a cercare il buco? Nel muro? Bidone della spazzatura, tanica di benzina, tenda parasole.
rosa, vestiti appesi. Vestiti appesi, mamma mia, ma sono piccolissimi. E poi un brezel. Non si scrive con la P. Forse il brezel è di differente. Ah, si dice pretzel. Caspita, mi sono sempre sbagliato allora. Sembra che siamo nel posto giusto. Bene, entriamo, ma lasci parlare me. Ok, come vuole. Posso fare un'ultima partita? Sì. Allora. Valigia, brezel, rosa, buco, tenda, barile, mamma mia, nascosto, bidone e vestiti appesi. Nessun problema. Perfect. Ottieni ricompense. Purtroppo non riusciremo a beccare l'indizio in questo episodio, in questa puntata, in questo mio video. Però abbiamo fatto tante cose, direi. Avevamo un botto di energia da utilizzare, siamo arrivati quasi a metà capitolo. Guadagni ancora 10 stelle in questo capitolo per sbloccare questa scena. Ah, ecco, allora le stelle effettivamente hanno un'utilità. Quindi posso prendere altre 2, qui altre 3, su 5. Dobbiamo per forza giocare le altre poi di nuovo. Capito? Capito. Cosa, come hai scoperto, Junes? Mi danno pure 5 gemme. Penso di averlo scoperto in realtà la prima volta su Facebook. Podcast Lost Diaries. Dai social media, direi. Posso mettere più cose? No, vabbè. Grazie, vabbè. Se vi può essere utile questo sondaggio. E qui. Espansione irraggiungibile. Qui è grande l'isola, eh? Noi siamo all'inizio, insomma. Insomma, qui che c'è? Boh. Mi mancano 107 per fare cosa? Benvenuto al tuo profilo è qui. Ah, non l'avevo mai scelto il profilo. Vabbè, la mia foto Facebook va bene, però come nome non mi piace, amo le mele. Mi voglio chiamare come mio solito Raul 03, dove questo numero non fa riferimento al mio anno di nascita, ma al mio giorno di nascita. Raul Ro, su profilo chiudi, ecco, molto meglio. 107 fiori mancano, allora non basta neanche quello che ho fatto. Posso sbloccare questo? Ok. E devo comprare altra roba? E non ho più soldi. No, non ho più soldi. Che peccato. Allora tutti quelle monete che avevo non erano poche. Eh no. Come faccio a ottenere più monete? Devo giocare? Oppure pagare? Capisco. Capisco. Qui che cosa c'è? Visita di un amico. Proviamo a visitare il più forte, che è Marin. Marinaio o marinaia. Puoi regalare piante nuove ai tuoi amici ogni giorno. Bello. Le amicizie sono importanti in questi giochi. Che cosa c'è qui? Se spogli un fiore conferisce. Ah, l'ho messo io. Ah, gli posso mettere le decorazioni. Ma che figo. E poi, wow, ha tutta l'isola decoratissima. Ci vuole un sacco di tempo per avere una cosa del genere. E non ha neanche tutto sbloccato. Mazza, per essere a livello 192 sono abbastanza stupido. Complimenti. Comunque, vabbè, io tornerei a casa. Non mi va di visitare tutti questi amici immaginari che possiedo. Come prima puntata penso sia uscita anche abbastanza lunga, però come mio ritorno all'isola era prevedibile. Che succede? Ehi, hey June, sono Marin, la tua vicina. Abbiamo appena ricevuto dei bellissimi cespugli. Noi facciamo qualche regalo? Dai, non mi va di ritornare. Ma perché? Sono già stato alla tua isola. Vabbè, si è buggato. Devo rifare. Vuole altri cespugli? Lo avrei già fatto. Però lo rifaccio. Hai visto? Oggi hai regalato un cespuglio.
te lo dicevo, torna a casa. Vediamo se c'è qualche altra notizia da leggere oppure qualche minigioco da completare, se no poi basta così. Sono soddisfatto. Qui c'è una nave che si sblocca al capitolo 5, sblocca al capitolo 7, ripristina la cappella per sbloccare. Ma posso venire pure qua? Ripristina la nave dei pirati. E qui ci sono tante altre cose. Ripristina faro per sbloccare. Questo è il faro. Sblocco con 60 stelle. Qui c'è la mia casa. Ah, ho tutti gli oggetti per non so cosa potenziare, penso. Mi dà 40 fiori. Dura solo 4 ore. Io lo faccio. Ottimo. Meno male che l'ho letto. Bisogna sempre vedere tutto. Qui avevo già visto. Cos'è questa roba? Mostra. Ah, insomma, costa un botto. Vabbè. Comunque, grazie a tutti per la visione, spero che vi siate divertiti e al prossimo video.